Buongiorno Alessandro e benvenuto al nostro caffè. Buongiorno, buongiorno Francesco, grazie per l'invito. Allora, stamattina io vorrei parlare con te di un tema complicato dal mio punto di vista, che è il tema collegato con il disturbo borderline di personalità. Un disturbo che sembra essere, come dire, estremamente aumentato come diagnosi, nel senso che se ne parla molto. Anche a livello, diciamo, di comune sentire, no? È spesso collegato, aggiungo, con fenomeni di tipo pseudodelinquenziale o di violenza, ma soprattutto a livello di comunità psichiatrica, parlo di professionisti, si dice spesso che il vero problema del disturbo borderline di personalità è quello che è, tra i disturbi psichiatrici, quello meno curabile, ovvero, per dirlo in maniera semplice per chi ci ascolta, mentre diciamo a un depresso, se si azzecca bene la cura, sia essa una cura di tipo psicofarmacologico, sia un supporto di tipo psicoterapico, spesso il depresso guarisce o comunque sta molto meglio, sembrerebbe che il suo borderline di personalità sia invece un qualcosa di difficilmente aggredibile. Vuoi dal punto di vista proprio del contatto umano, quindi parliamo della parte di terapia della parola, sia dal punto di vista degli psicofarmaci che sembra agiscano, virgolette, meno che in altri quadri clinici. Quindi ho fatto questa premessa per chiederti di aiutarmi un po' a capire se è proprio vero che il disturbo di personalità è così poco curabile. Grazie, questa è una bella domanda, anche perché il disturbo borderline, per quanto challenging, no? Per quanto rende complicata la relazione terapeutica, rappresenta proprio quanto complicati siano questi ragazzi e queste ragazze. Di solito si parla di ragazzi giovani che esplodono in confronto poi alla vita. Rispetto a questa tempesta emotiva, possiamo definirla, e arrivano alla nostra attenzione. In realtà è uno dei disturbi più affascinanti, disturbo borderline di personalità. Dietro c'è un mondo, si fecero pasticci nella definizione proprio all'inizio di borderline, quasi fosse appunto qualcosa di confine fra nevrosi e psicosi. In realtà si è scoperto, insomma, che non aveva legame con questo aspetto. Hai detto bene te, è un disturbo innanzitutto che è esploso anche nella rappresentazione, si parlava di 1-2% nella popolazione mondiale, siamo arrivati quasi al 5-7%, in alcune fasce di età si arriva al 10-15% di rappresentazione di questo disturbo. Fondamentalmente, se dovessimo dire i sintomi chiave quando arriva il paziente con disturbo borderline di personalità, la più bella notizia che puoi dare a queste persone è dargli un nome, dare una diagnosi, spiegare cosa sta succedendo. È molto interessante, può sembrare riduttivo, ma è molto interessante vedere come si illuminano questi ragazzi e queste ragazze quando provi a dirgli e spiegargli se magari stanno percependo, stanno, sperimentando quelli che sono i sintomi chiave, del disturbo borderline. Per esempio, la paura intensa di un abbandono che sia reale o che sia percepito dalle persone. Certe volte non riescono nemmeno a essere lasciati soli in casa o sole o soli dai non solo familiari, ma anche dai partner, quindi fidanzati o fidanzate, andando al di là di tutti gli aspetti delle dipendenza affettiva che poi possiamo comunque anche ritrovare. Cambiamenti rapidi dell'immagine di sé oppure degli altri. È tipico il tema dell'ipervalutazione e dell'ipersvalutazione di se stesse, ma anche delle persone che hanno, di se stessi, ma anche delle persone che hanno accanto. Queste relazioni instabili non sono aggressive. Uno dei falsi miti è che i pazienti, appunto, psichiatrici o altro, sono aggressivi per natura, per definizione, che i borderline sono aggressivi per natura, per definizione, è più un'incapacità di gestire l'impulsività. È più un ragionare tutto distinto piuttosto che con ragione. È vero anche però che alcuni, insomma, la maggior parte dei comportamenti che sono considerati antisociali hanno un grado all'interno di funzionalità borderline, però non è vero in assoluto, e questo ci tengo proprio a formarlo e a farlo passare come messaggio, che i pazienti con disturbo o le pazienti con disturbo borderline di personalità
hanno di per sé un comportamento che sia antisociale per definizione o tout court. Quindi questo ci tengo a definirlo. Un altro tema fondamentale è di nuovo lì si illuminano quando gliene parli, quando cominci a confrontarsi, cominci ad ingaggiare lo schema terapeutico, cioè il sentimento di vuoto che è quello legato strettamente alla noia in qualche modo, no? C'è una delle canzoni recentemente del discorso della noia, siamo quasi non più abituati ad avere ragazzi che si annoiano e la noia è un terrore enorme, li mette in allarme in maniera enorme e poi c'è il conseguente comportamento che può essere legato quindi alla promiscuità nei rapporti, può essere legato a fenomeni di autolesionismo non suicidario oppure purtroppo altre volte in condizioni di suicidalità, dove in realtà poi il disturbo di personalità non è altamente legato così strettamente legato al suicidio, ma è quasi un suicidio per errore, passatemi il termine. Si chiamano non-suicidal self-harm, cioè sono tutta una serie di comportamenti pre-suicidari che poi purtroppo a volte vanno male e la persona arriva a quel punto. Quindi coinvolgimento emotivo, la drammatizzazione emotiva di pazienti che hanno disturbo borderline di personalità. È un turbinio di emozioni dove le persone non sono in grado di gestirsi, non sono in grado di comprenderle e comprendersi, e a questo punto si arriva ad una condizione dove il paziente borderline, passami il termine, nella relazione tra i terapeuti, è quello che fa saltare le equipe, è quello che fa, litigare vari terapeuti, che fa entrare in conflitto i vari terapeuti, perché, un altro dei grandi temi che fanno parte del disturbo borderline personalità è quello dell'autosabotaggio, cioè arrivare a un certo punto, far saltare il banco, trovare il sistema per innescare questi comportamenti disfunzionali che poi riconfermano le tematiche iniziali, cioè l'abbandono, cioè il sentimento di vuoto, la svalutazione dell'altro, l'incapacità di essere poi aiutati. La buona notizia è che in realtà oggi si conosce tantissimo del disturbo borderline di personalità, si conoscono le strategie, si conoscono gli approcci e conoscendo le basi, quando hai la formazione e l'informazione su questo tipo di disturbo, non ti dico che è quasi un divertimento lavorarci, però sono tra i più affascinanti di tutti e sono pazienti che hanno un riscontro e una capacità di miglioramento, una capacità di andare avanti, oserei dire di guarire, che è quasi commovente, no? Per certi versi. Ecco, ma in questo senso il discorso che facevo all'inizio della difficoltà a trovare delle terapie farmacologiche di aiuto è superato, cioè le attuali conoscenze ci dicono che in realtà non è vero che non sono aggredibili da questo punto di vista, oppure i problemi continuano a sussistere rispetto ad altre sindromi. Allora, i problemi continuano ad esserci perché ancora allo stato attuale la letteratura non è molto chiara, ma ci sta lavorando tantissimo. È probabile che nei prossimi anni usciranno dei trial clinici specifici con dei trattamenti specifici per gli aspetti dell'impulsività del disturbo borderline, perché al momento attuale sappiamo che hanno un'efficacia enorme, prima di tutto la terapia dialettico-comportamentale con gli schemi, le schede, schede tecniche proprio dirette di skill training, la cognitivo-comportamentale, hanno dei dati molto evidenti, sia singolarmente che di gruppo come terapia, quindi la capacità di confrontarsi con l'altro, di avere, non essere, diciamo così, soli al mondo. Io dico sempre ai miei pazienti, siete unici, sei unico. Ma per fortuna in questo senso sei come tante altre persone che hanno questo disturbo, quindi per noi è più facile curare qualcosa che si conosce. Quindi la maggior parte insomma, andare ad eradicare il nucleo del comportamento borderline, che di solito nasce nei tremendi primi 7 anni, no? Si dice che nasce in quelle famiglie dove c'è un effettivo mancanza di affetto, per esempio quella mamma giovane che va e viene, poi torna, poi rivà, il bambino affidato ai nonni, oppure i bambini che hanno una conflittualità presente in casa, quindi non stiamo a mettere le basi su questo aspetto, però tutte le componenti più psicoterapiche di basi, di radici che portano al comportamento borderline, hanno un ottimo riscontro in psicoterapia. La psicofarmacoterapia va in quei comportamenti urgenti, emergenti,
in quei comportamenti di impulsività, in quei comportamenti poi che sono associati a vere e proprie diagnosi, come per esempio depressione ed ansia, fra tutte le altre. Quindi dimensione panico, dimensione ansia, dimensione depressione, dimensione diciamo così, suicidalità, dimensione riduzione degli interessi, dimensione anche legata alla disregolazione emotiva. Ci sono dei dati di farmaci antidepressivi nel momento giusto, farmaci stabilizzanti dell'umore nel momento e nei dosaggi giusti, farmaci antipsicotici di seconda generazione prevalentemente nel momento nel dosaggio giusto, che vanno a dare anche un minor rischio di collateralità in questi ragazzi o ragazze che sono estremamente giovani. Se dovessi fare un paragone, è come se la farmacoterapia riuscisse a determinare uno spegnimento della miccia, che poi fa partire il fuoco del disturbo borderline che va gestito all'interno della psicoterapia. Ecco, a questo proposito, Alessandro, l'ultima domanda, come dire, mi sembra fondamentale. Cioè, tu hai detto provo a riassumere due concetti. Primo, l'intervento fondamentale è più di tipo, diciamo, psicoterapico. L'intervento psicofarmacologico è molto mirato, diciamo, è molto sintomatico, è molto sull'urgenza per spegnere la miccia e poter continuare il buon rapporto. Ecco, però, dati i numeri di cui hai parlato all'inizio, no? 10% della popolazione giovanile, cioè voglio dire, siamo a numeri spropositati, mi domando però se come psichiatria siamo attrezzati per poter aiutare in maniera adeguata questa massa di persone. Mi spiego, la psicoterapia per sua natura, qualunque sia orientamento, implica tempo e quindi un numero elevato di personale addetto per poter affrontare un N numero elevato di pazienti che hanno questa richiesta. Se le evidenze dimostrano che questo serve, mi sembra che ci sia un gap tra l'offerta e la necessità. E questo, voglio dire, non è che spesso, che spezzo una lancia a favore dell'ottimismo. Mi viene da dire che la spezzo nei confronti purtroppo di un certo pessimismo, cioè mi domando fino a che punto i decisori, che poi sono quelli che devono, come dire, non tanto preparare le linee guida, ma metterle in pratica, mi riferisco alla politica, perché poi usare il termine per quello che è, cioè la scelta di assunzioni di personale adeguato ad affrontare un problema, quanto è conscia la politica, il decisore di questa gravissima problematica e di quanto sia importante avere gli strumenti adatti che non sono il professor Cuomo che dà la benzodiazepina, ma il professor Cuomo che vede un paziente, gli fa la psicoterapia comportamentale, ma che per farlo questo deve starci parecchio insieme con regolarità e quindi il suo tempo viene diviso in meno pazienti. Lo sto dicendo in maniera chiara. Per essere estremamente chiaro con chi ci ascolta, la psicoterapia è uno strumento importante, non elitario, se si è in condizioni di poterlo offrire. Cosa ne pensi, concludendo? Perché questo mi sembra un tema mica da poco. Non potrei essere più d'accordo e non avrei potuto spiegarlo in modo più corretto. E considera che quel senso di, faccio sempre il paragone, se quel senso di gelo che ti dà il paziente puramente con psicosi, no? Ti genera quel momento quasi di imbarazzo, glacialità che ha il paziente, quindi non riesce ad entrare nell'emotività. È paragonabile a quella frustrazione che ti arriva dal paziente borderline, perché tu sai che diciamo così, ci sono delle possibilità di aiutarlo molto chiare, molto nette. Sai anche che almeno in alcune condizioni, anche quelle più gravi, sono sessioni addirittura bisettimanali a volte, ma soprattutto la cosa più importante è che non riguarda il paziente borderline e basta, riguarda tutto il contesto in cui quel paziente si è formato, si è creato, in cui quel disturbo si è creato e formato. Certamente. E spesso, quando tu lavori in sessione di psicofarmacoterapia o terapia, devi stare attento che l'informazione che arrivi fuori e che il lavoro che ha fatto con te qui non venga bruciato fuori. Per cui
io spesso faccio, ne abbiamo come cultura, quello di coinvolgere il parente sentinella, cioè farlo venire ogni 2 o 3 sessioni, far venire anche il parente che è più vicino alla persona in quel dato momento, così da poter fare un lavoro di gruppo, un lavoro che sia continuativo e un lavoro che abbia senso, perché poi è tanto il lavoro, ed hai ragione te, discorso dei decisori, discorso di dare un gruppo, e credo che sarà il futuro comunque di supportare questi ragazzi, perché saranno la nostra generazione Sì, ma futura. infatti, ma scusa, Alessandro, hai ragione, ma sottolineo, mi sono riferito ai decisori, perché in realtà non è né il professor Cuomo né altri che decidono. Il professor Cuomo può dire avrei bisogno di 10 psicologi, però non è lui che li assume, perché se non gli vengono messi a disposizione dall'università o dall'ASL, che spesso sono collegate insieme, anzi sono collegate insieme, i quattrini per fare un concorso, ovvero la copertura finanziaria per assumere il personale, il problema rimane. Cioè, tradotto in altre parole, tu mi hai detto oggi che il disturbo borderline non è vero che non si può curare. È da curare in maniera integrata, quindi con un intervento psicoterapico, un intervento anche psicofarmacologico, ma necessita di molto personale. E se non c'è il personale, i ragazzi sono naturalmente abbandonati. Allora, lo dico con molta durezza e molta chiarezza, me ne assumo la responsabilità, però è evidente che i miracoli non li fa nessuno. E allora, siccome non mi risulta che il professor Cuomo cammini sul lago di Tiberiade, è evidente che non esiste la moltiplicazione dei pani e degli psicologi, non esiste la moltiplicazione dei pani e degli psicoterapeuti. E allora qualcuno, a fronte di questi dati di fatto, credo che debba intervenire. Certo, mi sembra importante che escano fuori delle linee guida internazionali. Cioè, questo credo che poi sia la chiave di volta per obbligare un cambio di rotta. Perché, voglio dire, se le linee guida diventano diffuse a livello internazionale, se ne prenderà atto e qualcuno si assumerà la responsabilità di non metterla in pratica. Perché poi il tema è anche questo, Alessandro, eh? Perché, voglio dire, io mi sono soffermato sul discorso del decisore non a caso, perché il nostro lavoro non è solo un atto, come dire, di buona volontà. La nostra buona volontà arriva fino a un certo punto. C'è poco da fare, cioè. Anche interessante dare proprio questo rimando, no, al paziente, perché poi anche lì hai detto una parola non a caso, il paziente a un certo punto sente tutto l'abbandono, che è Certo. proprio il primo sintomo di questo tipo di pazienti qui, e che nasce dalla frustrazione, può nascere dalla sensazione e percezione di non avere tutti gli strumenti adatti da parte del terapeuta. E per quello dico, sono quei pazienti che fanno saltare l'equipe, perché già con un'equipe perfettamente collaudata comunque sono complicati, forse sono tra i più complicati come disturbi in psichiatria. Quindi figurati se poi non abbiamo i collegamenti adeguati, e devo dire che questi pazienti per me sono quelli che mi hanno dato l'opportunità di conoscere anche in diverse parti d'Italia, che se poi è difficile collaborare sempre, dei colleghi con cui ho creato dei rapporti e dei ponti, invece di aprire dei fuochi che potrebbero nascere, dei ponti inestimabili che poi mi hanno permesso di lavorare bene anche con altri. Quando non abbiamo tutte le risorse, a volte le riusciamo a tirare noi, inaspettate. Sì, Alessandro, concludendo dico una cosa. Non è, allora, io sono contrario alla buona volontà. Allora, lo dico in maniera durissima. E lo dico per chi ci ascolta, per capire quanto è importante anche la collaborazione di chi ci ascolta, che non è un medico, per fare, come dire, massa di opinione. Però, come dire, la buona volontà non è la soluzione. L'eroismo non è la soluzione. Io vorrei che ci fosse una normalità della cura, una banalità della cura che non implica eroismi o messa in scena di ponti derivanti dalla nostra creatività. Mi piacerebbe che fosse tutto più semplice, per il bene dei pazienti. Lo dico per il bene dei pazienti, non perché non sia importante essere creativi o bravi, ma perché uno è bravo e creativo. E lo è tanto di più quanto la situazione in cui lavora è tranquilla e positiva. Se no, voglio dire, non va bene, ecco. E questo è un tema molto importante. Tu hai toccato un tema veramente fondamentale oggi. Ti ringrazio di cuore, davvero.
Grazie Francesco, grazie sempre per il confronto. Dai, alla prossima. Ciao. Ciao.